Roma, 27 novembre 2019, ci troviamo presso la sede di Confcommercio. Siamo in compagnia del presidente di Confida, il dottor Massimo Trapeletti, perché tra poco inizieranno gli stati generali del vending 2019, l'ottava edizione. Grazie, grazie a tutti voi di essere qui, come al solito un'edizione, l'ottava edizione come dicevi tu, molto importante perché come al solito si parla dei problemi attuali del mondo politico e dei cambiamenti che ci sono sul mercato, di conseguenza il vending che si deve adeguare alle nuove realtà e soprattutto che deve combattere contro quelle tasse che noi chiamiamo ipocrite, che il governo sta cercando di introdurre e che colpiscono direttamente il nostro settore, e di conseguenza siamo qui per parlarne insieme a delle persone, delle istituzioni politiche, e con loro vorremmo confrontarci perché vorremmo far arrivare delle informazioni del settore per fargli cambiare idea su alcune cose che effettivamente riteniamo molto ridicole. In breve, quali temi trattati e chi interverrà tra tutti gli ospiti presenti oggi qui? Allora, innanzitutto i temi sono tre tavole rotonde, i problemi principali di cui si parleranno sono le tasse sulla sugar tax e la plastic tax che vogliono inserire il governo, si parlerà degli incentivi che ci sono che stanno proponendo nella proposta di bilancio, e di conseguenza parleremo anche di un argomento più tecnico per il nostro settore, che è il vending 4.0, dove si parlerà di un nuovo protocollo che cerca di comprendere tutte le modifiche tecnologiche che si stanno portando sulle vending machine, che vanno nella direzione di soddisfare le esigenze dei consumatori finali che stanno cambiando, e di conseguenza noi come protocollo dovremmo cambiare quello che abbiamo perché è molto datato, e per avvicinarci proprio alle esigenze delle nuove tecnologie come i touch, le app e i sistemi di pagamento nuovi che stanno introducendosi nel mercato. Vale la pena ricordare che cos'è Rivending, la nuova iniziativa proposta non solo da Confida, destinata alla raccolta di bicchieri e palette sulle postazioni dei gestori che hanno distributori automatici all'interno delle aziende. Sicuramente il fatto di essere qui e parlare con delle istituzioni per spiegare il nuovo progetto che noi abbiamo, che è quello di Rivendi, che stiamo portando avanti con Union Plast e Corepla, che va nell'ottica del non tassare la plastica che danneggerebbe sia i consumi delle famiglie private, perché verrà sicuramente trasferita a loro, perché la tassa può essere messa sulla materia prima, i costruttori la trasferiscono alla rete distributiva e arriva sulle famiglie. Noi proponiamo invece quello che poi la direttiva europea sta dicendo con l'applicazione della direttiva, che bisogna riciclare la plastica, non bisogna abolirla. La direttiva europea, ricordiamolo, non dice né di abolire i bicchieri né abolire le bottiglie di plastica, ma dice di riciclarla, e di conseguenza noi con Rivending, essendo il nostro settore potenziale educatore dei consumatori finali, che ne contattiamo circa 26 milioni l'anno per più volte alla settimana, avremo la possibilità di poter spiegare a loro che col semplice gesto di prendere un caffè e gettare un bicchiere in un contenitore si può riutilizzare quella plastica e riciclarla, e quindi riutilizzarla poi nel produrre o nuovi bicchieri o nuovi prodotti con la stessa plastica. Quindi, secondo il nostro punto di vista, non bisogna demonizzare la plastica. La plastica è una risorsa fondamentale per il nostro pianeta, la dobbiamo soltanto penalizzare chi non la utilizza correttamente o la disperde nell'ambiente. Il governo questo non lo capisce, vuole mettere una tassa di scopo. La tassa di scopo non andrà sicuramente a risolvere il problema della plastica nei mari, ma ha solo l'obiettivo di reperire finanza per i bilanci pubblici. Per far cassa. Assolutamente sì, e questo non è il nostro obiettivo. Praticamente è un'IVA nascosta, perché non aumentano l'IVA, ma aumentano la tassa sulla materia prima che poi pagano ancora i consumatori. E quindi noi con le istituzioni, oggi parteciperanno sia l'ex sottosegretario Gava, sia l'onorevole Ferri, che fanno parte tutte della Commissione Ambiente, con loro parleremo di questi argomenti, cercheremo di far passare la nostra teoria che bisogna educare, non bisogna eliminare. E come giustamente qualcuno
mi ha fatto notare, come per dire, per evitare gli incidenti stradali eliminiamo le macchine. No, educhiamo a guidare le persone che utilizzano la macchina. Grazie, ne saprete di più guardando nei prossimi minuti gli stati generali del vending qui a Roma, nella sede di Confcommercio. Massimo, grazie per il tuo contributo. Grazie a voi e benvenuti, ci vediamo come sempre in tutte le edizioni sia degli stati generali, che ripeteremo ogni anno, e sia nelle varie fiere che ci troveremo o eventi, perché un'altra cosa importante, stiamo cercando di organizzare una conferenza stampa tra il Senato e la Camera, perché gli emendamenti che si stanno discutendo passeranno prima al Senato per poi andare alla Camera. L'obiettivo nostro è quello di intercettarli e vedere di fargli cambiare opinione ai nostri governanti. Grazie, grazie ancora Massimo. Amici, è il momento di guardare gli stati generali del vending 2019. Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Cominciamo questi stati generali del vending. Ovviamente se uno convoca un'assemblea di questo genere, una riunione di questo genere alla fine di novembre, sa già che più o meno può aspettarsi un incrocio virtuoso o non virtuoso con i lavori della manovra. Quest'anno potremmo dire da parte vostra troppa grazia, perché di manovra ce n'è un po' troppa che vi riguarda. Come sapete bene, anche meglio di me ovviamente, siete un po' presi all'incrocio tra due iniziative di aumento di tasse che toccano proprio i vostri prodotti, sia nell'involucro della plastica sia per il contenuto a volte. E quindi ci sarà un'ampia parte dedicata al fisco, anche per cogliere evidentemente qualche aspetto di resipiscenza da parte del governo su queste serie di misure fiscali, e magari attraverso questa piccola chiave trovare qualche miglioramento per quello rispetto a quello che è il quadro attuale della manovra. E poi parleremo però anche di argomenti più interni, più strettamente legati al vostro mercato, e quindi lo stato di salute proprio del vending in Italia, le sue prospettive e quello che ci si può aspettare. Questo era tutto da parte mia. Carlo, ti faccio rialzare immediatamente, diamo subito la parola a Carlo Sangalli e nuovamente grazie per essere qui. Grazie, grazie, saluto tutti voi amici di Confida, do il benvenuto a tutte le autorità qui presenti e devo anche dire con grande convinzione che mi fa molto piacere essere qui anche quest'anno agli Stati Generali del Vending. E mi fa anche piacere vedere come siete stati capaci di raccogliere tanti consensi, non solo da parte del mondo della politica, ma di autorità così qualificate come avete qui presenti questa mattina. E allora la dico con noi, la dico così, per noi è un riconoscimento ulteriore dell'ascolto e del dialogo che riteniamo necessario con le istituzioni pubbliche. Guardate, in Parlamento il 9 settembre scorso il Presidente del Consiglio Conte ha chiesto a tutti l'impegno di ripartire dal dialogo sociale, dalla sobrietà nelle parole e dalla operosità nell'azione per riportare al centro delle politiche equilibrio e moderazione. È una scelta di metodo e di lavoro che appartiene fortemente allo stile e alla sostanza di questa stagione della Confcommercio, a partire dal sentiero stretto della manovra di bilancio. E noi diamo atto volentieri al governo di avere disinnescato gli aumenti dell'IVA. E voi sapete che è un passaggio questo per il quale come Confcommercio noi ci siamo battuti con grande convinzione e ci siamo battuti senza se e senza ma, consapevoli che si sarebbe tradotto in 23 miliardi di maggiore imposte.
Ma dicendo anche un'altra cosa, che se fossero scattate le clausole di salvaguardia, dal punto di vista economico si sarebbero spalancate le porte alla recessione, dal punto di vista fiscale si sarebbe commesso una gravissima ingiustizia dal punto di vista sociale, perché si sarebbero colpite le fasce più deboli, quelli che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. E allora consentitemi anche qui un passaggio, una battuta. Noi non vogliamo mai, proprio perché non appartiene al nostro DNA, rivendicare in questo settore primogeniture. Non ci interessano le primogeniture. A noi interessa soltanto che si sia evitato questo aumento dell'IVA. Ma aggiungiamo però una cosa, mi permetto di dirla così, che se non ci fosse stata questa azione forte, determinante, senza ripeto se e senza ma, anche quando si è trattato di un passaggio di cosiddetta rimodulazione, che noi paventavamo come far entrare dalla finestra quello che abbiamo cacciato dalla porta, ripeto, se non ci fosse stata questa azione ferma, coraggiosa e altrettanto responsabile da parte della nostra Confederazione, in alcuni momenti, in alcuni passaggi, anche isolatamente rispetto ad altre realtà associative, certamente l'IVA sarebbe aumentata. Certo, oggi c'è un altro problema importante e resta il tema della crescita. Oggi noi dobbiamo rafforzare l'impegno per la crescita, innanzitutto mobilitando risorse che sono già destinate e ristrutturando la spesa pubblica per reperire nuove risorse per gli investimenti, si chiamino innovazione, infrastrutture, sostenibilità, e soprattutto per evitare il ricorso a nuove tasse e complicazioni per imprese e consumatori. Nuove tasse e complicazioni, faccio due esempi per tutti, per esempio la tassa sulla plastica e la lotteria per gli scontrini. Insomma, e la dico così in maniera molto semplice, oggi le imprese non hanno bisogno di una tassa in più, ma di qualche costo in meno, di diversi costi in meno. E allora, per stare anche più nel tema, Confida, e anche qui la dico così in maniera semplice ma fortemente convinta, Confida è una delle categorie significative della famiglia Confcommercio e per noi è importante sostenerla nel suo sviluppo e nel contributo che porta al Paese e al nostro settore. Questa associazione rappresenta un comparto allo stesso tempo molto particolare e molto diffuso. Milioni di italiani, ho letto anche, sono circa 26 milioni di italiani, utilizzano la distribuzione automatica. Eppure guardate, se uno adesso esce di qui e va in strada e chiede ad una persona qualsiasi cos'è il vending, al di là della conoscenza dell'inglese, molto probabilmente questa persona non sa rispondere. Quella del vending è una economia silenziosa che è entrata fortemente dentro la nostra quotidianità, sui mezzanini della metro, nelle aree ristoro degli uffici, nelle scuole, per le strade. Ma non solo, grazie alla innovazione questo comparto ha stimolato anche il cambiamento in altre attività economiche. Tante attività commerciali hanno integrato le loro attività con la distribuzione automatica
in modo creativo, e il vending ha il potenziale di cambiare la geografia degli spazi, degli uffici e degli ambienti di lavoro. Quello del vending è un comparto dove siamo leader nel mondo, e lo siamo ancora una volta in modo non urlato ma penetrante. E per questo è forse tanto più importante quello che il vending rappresenta per il Paese. Perché vedete, sono le cose normali, sono le cose alle quali facciamo meno caso, proprio quelle che ci cambiano davvero la vita, che influiscono sulle nostre abitudini, sui nostri stili di consumo, sulle scelte. Sono le piccole scelte di tanti che alla fine fanno le più grandi differenze. Per questo il vending è un settore fortemente attraversato da grandi temi come la sostenibilità ambientale, l'educazione al consumo consapevole, la digitalizzazione. Dovete sapere, e chiudo, che quando qualcuno viene nel mio ufficio e vede la collana delle bussole, io ho tutta la collana delle bussole sul mio ufficio, e mi chiede di che cosa si tratta, io lo spiego sempre volentieri e mi permetto di regalare anche un volume. E vi prego di credermi, e spesso regalo quello del vending. E c'è una ragione precisa, anzi quattro ragioni. E la prima, adesso l'ho dimenticato dalla fretta di scendere, mi faceva premura il Sergio De Luca che ero già in ritardo, ma comunque la prima ragione perché regalo questo bel volume, perché è breve e spaventa meno da leggere. La seconda perché è verde speranza, che non guasta, ma ormai anche verde ambiente, che è ancora meglio. Infine, perché questa bussola è dedicata ad un amico carissimo, scomparso ormai da alcuni anni, il predecessore di Massimo, l'amico presidente Lucio Pinetti. Ma soprattutto, regalando la bussola sul vending, so sempre che stupirò il mio ospite, dimostrandogli che nel nostro settore persino con le macchinette si fa innovazione e che non c'è niente di automatico e di scontato, nemmeno nella distribuzione automatica. Quella bussola verde siamo noi. È la Confcommercio, siamo una bella sorpresa per chi ci mette il naso dentro. Siamo un settore straordinario nella sua normalità, pervasività, innovazione diffusa, quella che avviene sotto i nostri occhi e cambia la vita di tutti. Siamo un popolo di uomini e donne che un passo alla volta hanno contribuito a cambiare il paese dappertutto e rasoterra, per dirla con il sociologo De Rita. Siamo, cari amici, e chiudo, e lo dico anche qui con molta convinzione, senza nessunissimo passaggio di presunzione, noi siamo il terziario, ma non vogliamo essere secondi a nessuno, e lo siamo grazie a tante piccole scelte che hanno dentro grandi valori. Vi ringrazio e faccio un augurio a tutti voi. Grazie. Grazie molto Presidente Carlo Sangalli. Approfitto proprio della fine del suo intervento per ricordarvi che nella giornata di oggi non ci saranno soltanto, come dire, come poteva sembrare prima, diciamo, lamentele riguardo alla manovra, ma anche una parte, una seconda tavola rotonda diretta a cercare soluzioni in modo attivo da parte vostra, e quindi dedicandosi alle alternative possibili alla plastica monouso, che credo che sia una intenzione che voi avete a prescindere, diciamo così, dagli interventi legislativi. Prego.
cari colleghi, gentili ospiti, benvenuti all'ottava edizione degli Stati Generali del Vending. I nostri Stati Generali, anno dopo anno, si stanno sempre più accreditando come un evento unico nel nostro settore, nel quale vengono trattate tematiche di più stringente attualità e interesse per le imprese della distribuzione automatica. Sono ormai molti i rappresentanti delle istituzioni che in questi anni sono intervenuti nella nostra assise e sono andati via portandosi un'idea molto più chiara di quello che rappresenta la nostra filiera a livello paese. La vostra ampia partecipazione, che vedo anche oggi in questa bellissima sala, testimonia l'interesse che le imprese del nostro comparto hanno per questo appuntamento e restituisce un'immagine di un settore forte, dinamico, che non si arrende di fronte anche alle difficoltà che abbiamo dovuto subire, che stiamo subendo anche quest'anno. Ma prima di tutto vorrei ringraziare il Presidente Carlo Sangalli per tre motivi. Innanzitutto per la sua presenza, per le sue parole, che ogni volta ci danno degli stimoli nuovi per poter essere molto più incisivi nel nostro lavoro. Secondariamente per il supporto e l'attenzione che tutta la Confcommercio da sempre fornisce alla nostra associazione. E quindi ringrazio qui a tutte le persone che all'interno della Confederazione stanno lavorando con noi ogni giorno per risolvere i problemi del nostro settore e delle nostre società. Infine ringrazio il Presidente Sangalli per la sua instancabile battaglia contro l'aumento dell'IVA, l'ha detto prima, senza ma e senza se. Ma non solo contro l'IVA ordinaria, ma soprattutto anche per quella agevolata e contro anche i possibili aumenti selettivi di cui si è parlato molte volte nel dibattito politico. È per tutto questo, caro Presidente, che ti vogliamo dire un forte grazie. In ogni caso, malgrado lo scampato pericolo, dobbiamo ancora tenere alta l'attenzione affinché nei passaggi parlamentari della legge di bilancio non compaiano emendamenti dell'ultima ora che più volte, come più volte accaduto, dannosi per il nostro settore. Proprio il contenuto della legge di bilancio, di cui si discute in questi giorni in Parlamento, è il primo dei tre temi delle tavole rotonde che oggi discuteremo. Abbiamo voluto dare un titolo chiaro a questa prima tavola rotonda, che sintetizza la posizione della nostra associazione in merito. Meno tasse e più incentivi per far crescere le imprese, il PIL e l'occupazione. Mai come quest'anno abbiamo infatti sentito nel dibattito politico una gara a proporre le più fantasiose tasse di scopo, dalla tassa sulle merendine, poi scongiurata, a quella delle bevande zuccherate, fino alla plastic tax. Si tratta di tasse che a cascata, partendo dai produttori, si riversano sulla catena distributiva e arrivano sulle nostre famiglie, sui consumatori. Oltre a ciò, queste tasse penalizzano anche le imprese, mettendo a rischio posti di lavoro e riducono i consumi delle famiglie. Sono tasse ipocrite perché mascherate dietro obiettivi ambientali o di sana alimentazione. Hanno in realtà il solo scopo di recuperare risorse finanziarie. Sul versante degli incentivi, invece, la legge di bilancio, in via di approvazione, contiene aspetti certamente positivi. Faccio riferimento in particolare alla cosiddetta transizione 4.0, che trasforma il beneficio dell'iperammortamento in un credito d'imposta al 40% per gli investimenti inferiori ai 2 milioni e mezzo e si applica anche alle vending machine. Il nostro settore ha potuto beneficiare degli incentivi del piano impresa 4.0 solo a partire dal 2018. Dal maggio 2018, e quindi sono ancora poche le imprese che ne hanno usufruito. Quindi il rinnovo per il 2020 è sicuramente una buona notizia, soprattutto per le piccole e medie imprese. Leggiamo anche positivamente l'ipotesi di introduzione di benefici fiscali in un'ottica ambientale. E a questo proposito avanziamo una proposta.
Il nostro settore ha un'enorme potenzialità di educare il consumatore a comportamenti virtuosi riguardo alla raccolta differenziata dei rifiuti nell'ottica di un'economia circolare. Non dimentichiamoci mai, come ha detto il Presidente, che 26 milioni di persone, di cittadini italiani, più volte vanno sui distributori automatici. Quindi noi abbiamo una responsabilità e una potenzialità molto importante. Come associazione, insieme a Correple e Union Plast, abbiamo dato vita al progetto Revending, un circuito chiuso di raccolta e riciclo della plastica che viene reimmessa in produzione per fabbricare nuovi prodotti. Al fine di accelerare questa trasformazione green della distribuzione automatica, che comporta per le imprese del settore l'acquisto di particolari cestini o ecocompattatori, riterremmo opportuno far rientrare questi strumenti all'interno di beni agevolabili del cosiddetto Green New Deal, che poi, come abbiamo parlato precedentemente, forse non è specificatamente su questo argomento, ma chiediamo la possibilità che siano incentivabili. La seconda tavola rotonda riguarda il prodotto monouso di plastica utilizzati nel nostro settore. Questo tema, partito da un'esigenza giusta e condivisibile, ossia quella della salvaguardia dei nostri mari dall'inquinamento della plastica, si è trasformato, particolarmente in Italia, in un'insensata campagna denigratoria contro il nostro settore e contro alcune eccellenze dell'industria italiana che fanno parte della nostra filiera. La direttiva europea sulla plastica, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale Europea nello scorso 12 giugno, non ha ancora una legge nazionale di recepimento. E in questo vuoto normativo prolificano legislazioni locali e regolamenti che contrastano tra di loro e divergono nei contenuti della stessa direttiva europea. Quello che oggi è comunemente noi intendiamo come plastic free non ha niente a che vedere con i contenuti della direttiva europea. Bisogna ben ricordarlo che cosa dice la direttiva europea. Non chiede di abolire i bicchieri monouso in plastica, ma di fare un piano per ridurne il consumo entro il 2026. Non chiede di abolire le bottigliette in plastica, ma fornisce indicazioni ai produttori per fabbricarle con almeno il 25% di plastica riciclata e con tappi attaccati alle bottiglie. Non chiede di sostituire i prodotti monouso in plastica con i prodotti cosiddetti compostabili, perché la bioplastica, sebbene derivata da polimeri naturali come il mais, subisce una trasformazione chimica e la direttiva equipara tali prodotti a quelli della plastica. E soprattutto, e dico soprattutto, si applica a tutti i canali distributivi, non solo a quello del vending. L'insistenza del nostro governo su prodotti compostabili non trova riscontro non solo nella direttiva europea, ma soprattutto nella disponibilità di materia prima sul mercato, perché la quantità di bioplastica a livello mondiale è estremamente insufficiente per sostituire i prodotti monouso in plastica. Assistiamo ogni giorno a iniziative che non tengono minimamente conto delle dinamiche di mercato e dei danni che possono provocare al nostro settore, all'ambiente e in più in generale al commercio. Nessuno di coloro che propone di eliminare la plastica monouso ha calcolato il costo che tutto il pianeta dovrebbe pagare per avere gli stessi servizi che la plastica ci fornisce oggi. A partire dall'emissione delle CO2 per un eventuale ritorno al vetro o al consumo di acqua e detersivi, per mantenere l'igiene che oggi è garantita dall'uso delle plastiche monouso. Un esempio su tutti, il lavaggio giornaliero per l'utilizzo delle borracce al posto delle bottigliette del PET. Altra iniziativa creativa è quella del Ministero dell'Istruzione, che nelle linee guida inviate a tutte le scuole obbliga i gestori della distribuzione automatica a fornire l'acqua minerale naturale unicamente in bottiglie compostabili, praticamente introvabili sul mercato. Inoltre, mentre la direttiva europea e tutta l'industria delle bibite sta lavorando per il cosiddetto RePET, ossia le bottiglie prodotte con plastica riciclata, nella bozza della legge di bilancio si individuano incentivi solo per i prodotti compostabili e non per quelli realizzati con plastica riciclata. A questo si aggiunga la proposta della Plastic Tax su imballaggi e prodotti monouso in plastica, una misura che non avrebbe alcuna finalità ambientale e che invece di penalizzare i comportamenti scorretti
di chi disperde rifiuti nell'ambiente, penalizza aziende, prodotti e consumo col solo scopo di recuperare risorse finanziarie. Permettetemi una provocazione che indirizzo ai politici presenti in sala. Riusciremo mai ad avere dei rappresentanti pubblici e parlamentari che difendano le leadership, le poche leadership che abbiamo ancora come Italia in Europa? In questa sala ne abbiamo quattro, come spiegavo prima l'onorevole, e tutte e quattro vengono colpite da queste iniziative del governo. Abbiamo la leadership nella produzione di plastica monouso, abbiamo la leadership nella produzione delle acque minerali, abbiamo la leadership nella distribuzione automatica che utilizza questi prodotti e abbiamo la leadership nella produzione delle vending machine che distribuiamo in tutto il mondo. Con queste, noi sappiamo che la direttiva europea è stata votata sulla plastica, è stata votata soprattutto dai parlamentari del Nord Europa, che poco avevano a cuore il destino dei prodotti monouso, di cui l'Italia è leader per la produzione e vendita, come leader è per la produzione, come dicevo prima, delle acque minerali. Un dato su tutti, la politica del plastic free che il governo sta cavalcando ha fatto consuntivare solo nel mese di settembre-ottobre un calo dei consumi di acqua minerale nel nostro settore pari al 15%, generando un danno consistente a tutta la nostra filiera. C'è ancora tempo per migliorare la legge di bilancio in Parlamento, ne stavamo parlando prima con l'onorevole. Per noi occorre apportare poche ma significative modifiche ed in particolare ridurre drasticamente l'importo della tassa sulla plastica che risulta sproporzionata, si parla del 110% del valore, escludere la tassa, la plastica riciclata e riciclabile dalla nuova tassazione per promuovere l'economia circolare, prevedere un credito d'imposta per l'acquisto di attrezzature per la raccolta differenziata della plastica. Di questi temi discuteremo con la senatrice Maria Alessandra Gallone, membro della Commissione Ambiente del Senato, l'onorevole Vania Gava, già sottosegretario dell'Ambiente, la vicepresidente di Confcommercio Donatella Prampolini, il professor Carlo Alberto Pratesi dell'Università di Roma III, che coordina i lavori dell'Osservatorio Plastica Sostenibile, a cui Confide aderisce, l'ingegnere Antonio Protopapa, direttore di ricerca e sviluppo del Corepla e nostro partner nel progetto Revending, il dottor Claudio Bilotti di Versalis, gruppo Eni, e il presidente di Venditalia Ernesto Piloni, che ringrazio tutti per la loro disponibilità e presenza. Infine, nel pomeriggio, avremo un incontro più tecnico, legato al futuro del nostro settore, il Vending 4.0. Il nostro comparto sta vivendo infatti una vera e propria rivoluzione digitale. Le tecnologie della distribuzione automatica stanno evolvendo, come diceva il presidente Carlo Sangalli prima, molto rapidamente per adeguarsi sempre di più alle esigenze dei consumatori. Schermi touch, app di pagamento, sistemi di telemetria per il controllo da remoto delle macchine e metodi evoluti per il pagamento dei prodotti. Queste innovazioni però, per esprimere tutto il suo potenziale e portare vantaggi a tutta la filiera, deve essere sostenuta da un protocollo informatico di comunicazione che sia al passo con gli sviluppi presenti e futuri nel nostro settore. I protocolli informatici attualmente in uso sono datati e inadeguati ad affrontare queste nuove sfide. Per questo abbiamo affidato come Confida al Politecnico di Milano uno studio che prevede lo scouting tra i protocolli standard già in uso in altri comparti imprenditoriali e capire se ce ne sia uno applicabile al nostro settore. Oggi pomeriggio il direttore dell'IoT del Lab del Politecnico di Milano, professor Pitic, che ringrazio per la presenza, insieme ai colleghi di Confida del gruppo di lavoro Pellegrini, Maio, Facheris e Pace, che stanno seguendo il progetto, vi presenteranno i primi risultati di questo studio, che sarà condiviso la prossima settimana anche con l'Associazione Europea EVA nel nostro settore. E di questo tema parleremo direttamente oggi con il presidente Paolo Ghidotti, che interverrà in chiusura della presentazione del pomeriggio. Ora nel restituire la parola al nostro moderatore, ringrazio tutti e vi auguro buoni stati generali.
Grazie molto Presidente Andrapreti, davvero ho ascoltato con grandissimo interesse questa relazione introduttiva, chiamiamola così, imparando moltissime cose che sapevo, ma non con questa chiarezza e con questa precisione. E immagino che poi saranno al centro del nostro dibattito, ma spero anche al centro del dibattito politico e anche giornalistico delle prossime settimane, per provare a raddrizzare alcune cose. Una cosa velocissima: avete visto che abbiamo appena sentito che l'Italia, che si lamenta sempre dell'Europa troppo regolatrice, troppo impicciona, poi riesce a fare di più di quello che l'Europa chiede. Quindi, ma non è la prima volta, è successo anche in altri settori dove abbiamo avuto diversi danni. Allora, entriamo subito nel merito della tavola rotonda. Il tema meno tasse va coniugato non soltanto come meno importo, diciamo, ma anche come meno numero di tasse, perché meno sono e meglio è. Più si fa una sola tassa sul consumo e si chiama IVA, e una sola sul reddito d'impresa, sul reddito personale, e meglio è. Purtroppo in Italia c'è molta creatività anche di diciamo parti politica in cerca di visibilità. Cominciamo quindi subito con questo tema, per inquadrare lo stato degli atti, diciamo, della manovra, il tema che conosce meglio, quello dei conti pubblici, con Carlo Cottarelli, che dirige appunto l'osservatorio sui conti pubblici, proprio per fare il punto su questa creatività fiscale pericolosa. Prego. Grazie, molto, molto contento di essere qui con voi per questo importantissimo incontro, per un settore che è centrale per l'economia italiana e per l'economia europea, direi. Io vi parlerò brevemente della legge di bilancio, cosa ne penso, ma anche che cosa ci dovrebbe essere oltre alla legge di bilancio per far ripartire l'Italia. La legge di bilancio è una legge che io ho definito di galleggiamento, che non è un termine di per sé dispregiativo, perché è meglio galleggiare che andare a fondo, e c'era il rischio che con politiche troppo rischiose ci fosse una ripetizione di quello che è successo l'anno scorso con lo spread. Un anno fa lo spread, il famoso spread, era salito a 326 punti base, tutti si erano spaventati. Vi assicuro che anche negli ambienti delle istituzioni principali c'era chi, io non ero di quel parere, ma c'era chi pensava che ci stessimo avviando di sicuro a una crisi tipo quella del 2011, quando poi siamo arrivati sull'orlo della bancarotta. Non è successo, il governo poi giallo-verde ha corretto le proprie intenzioni, la situazione si è stabilizzata. Cosa fa la nuova legge di bilancio? La legge di bilancio mantiene fondamentalmente lo status quo, in questo senso è meno positivo, è una legge di galleggiamento. Si è evitato l'aumento dell'IVA. Io ho sempre detto che di per sé, in linea teorica, l'aumento dell'IVA non è che l'IVA è un disastro, le altre tasse invece fanno bene, però nel caso specifico dell'Italia ho detto che aumentare l'IVA a questo punto sarebbe stato come lo sfondamento della linea del Piave da parte degli austriaci, quindi era da evitare comunque anche dal punto di vista psicologico. Quindi questo si è evitato, è una cosa positiva. Lo si è fatto, devo dire, questo non si vuole sottolineare, lo si è fatto anche per merito in qualche modo del governo precedente, perché il governo precedente a luglio ha preso delle misure di risparmio che comportavano risparmi anche per il 2020, quindi circa 10 miliardi erano già stati coperti con la manovra del luglio scorso, incluso qualche congelamento di aumenti di spesa. Però a parte questo, la legge di bilancio non fa molto. Il deficit pubblico rimane più o meno invariato. Ricordiamo, il deficit pubblico è la differenza tra quanto lo Stato spende, quindi quando lo Stato dà all'economia, e quanto lo Stato ritira con le tasse. Quindi il deficit pubblico è il netto che lo Stato mette nell'economia. Questi soldi netti che vengono messi nell'economia rimangono più o meno invariati tra il 2019 e il 2020, intorno al 2,2% del PIL, cioè della dimensione dell'economia. Quindi la manovra di per sé non è né espansiva né restrittiva. Mette a posto i conti pubblici? No, mantiene lo status quo anche da quel punto di vista. La parte primaria del bilancio, quella al netto degli interessi, si indebolisce, anzi un po' il nostro avanzo primario scende al livello più basso dal 2009, mi sembra, 2009 o 2010, perché scende un po' la spesa di interessi e aumenta un po' il deficit, no, si riduce un po' l'avanzo di tutto il resto del bilancio, l'avanzo primario si riduce un po', ma non sono comunque cambiamenti grossi. Cambia la dimensione dello Stato? No, la pressione fiscale
si poteva decidere di avere meno tasse e meno spesa o più tasse e più spesa a seconda delle visioni economiche. La dimensione dello Stato rimane più o meno invariata. La pressione fiscale aumenta leggermente. Voi vedrete che nella manovra ci sono tante tasse, ne abbiamo già discusso, adesso dirò qualcosa in più sulle tasse specifiche. La manovra comprende parecchie tasse, però senza la manovra le tasse sarebbero, e senza l'aumento dell'IVA, che comunque nessuno voleva, la pressione fiscale si sarebbe ridotta un po' per misure prese in passato che andavano interamente a regime. Quindi questi aumenti di tasse servono a compensare questa riduzione che ci sarebbe stata altrimenti. Io non sono d'accordo con questo, però questo è un dato di fatto. Quindi la pressione fiscale nel suo complesso aumenta, ma solo leggermente, forse di uno 0,1% del PIL. Poi vedremo come esce la legge di bilancio, forse neanche quello. Quindi la legge di bilancio mantiene lo status quo. Quindi di per sé non credo sia molto utile, a parte cose piccole per un po' di... si è parlato dell'industria 4.0 eccetera, che vanno bene, sono tutte cose relativamente piccole. Però non tutto quello che serve per la crescita del PIL e dei consumi deve stare necessariamente nella manovra di bilancio. Sono cose che si possono fare fuori. Credo che sia fondamentale per far ripartire l'economia italiana far ripartire gli investimenti privati. Siamo in un'economia di mercato, può piacere o meno questa cosa, ma in un'economia di mercato il motore per la crescita è dato dagli imprenditori che fanno investimenti, che aumentano la loro capacità produttiva, assumono persone, esportano e così via. Gli investimenti privati in Italia non abbiamo più recuperato i livelli del 2007, siamo molto più bassi, e allora c'è la necessità urgente, secondo me, di fare tutto quello che è necessario per rilanciare gli investimenti. E se andiamo a chiedere agli imprenditori quali sono i freni principali agli investimenti in Italia, da anni ci sono tre cose, sempre le stesse. Il livello della tassazione che è troppo alto, la burocrazia che è troppo complicata, terza cosa la giustizia civile che è troppo lenta. Vorrei dire soltanto qualche parola per ognuna di queste tre cose. La tassazione. La pressione fiscale in Italia secondo me va ridotta. La pressione fiscale soprattutto, teniamo conto del fatto che c'è l'economia in nera e grigia eccetera che paga poche tasse, per chi paga le tasse la pressione fiscale è quasi al 50%, quindi un livello credo tra i più alti, senz'altro tra i più alti in Europa, c'è solo la Francia probabilmente un livello più alto di questo. La pressione fiscale va ridotta, è un disincentivo agli investimenti, però per ridurre la pressione fiscale non possiamo farlo in deficit, cioè aumentando il deficit pubblico. Lo stato dei nostri conti pubblici è tale per cui non abbiamo tante risorse, quindi bisogna trovare delle fonti di finanziamento. Fra l'altro, se io taglio le tasse in deficit, vuol dire che sto facendo, taglio le tasse prendendo i soldi a prestito. Allora, se io voglio dare l'idea che il taglio delle tasse è permanente, non lo faccio prendendo i soldi a prestito, devo trovare delle fonti di finanziamento permanente. Ce ne sono due, una ho già accennato, la riduzione dell'evasione fiscale, e l'altro la riduzione o il contenimento almeno della spesa pubblica primaria, al netto degli interessi. Io ho fatto il commissario per la revisione della spesa, sapete che la spesa primaria, cioè al netto degli interessi, sono circa 800 miliardi, sembra impossibile che non si possano trovare una trentina di miliardi per abbattere la pressione fiscale. Questa è la cosa che è secondo me fondamentale per l'Italia e non si riesce a fare perché sono un insieme di resistenze. Soprattutto, guardate, la spesa pubblica è fatta di tre cose soltanto, cioè lo Stato che compra beni e servizi, lo Stato che paga stipendi e lo Stato che stacca assegni, cioè che fa trasferimenti. Di queste tre voci l'ultima, lo Stato che stacca assegni, cioè dà soldi a qualcuno, è la più grande, di gran lunga la più grande. E ovviamente quella su cui non si può dimenticare questa cosa, ci sono le cose di efficientamento, però c'è anche il fatto semplicemente che ci sono casi in cui lo Stato dà soldi a chi non ne ha davvero bisogno, ognuno dovrebbe cercare di vedere che cos'è che può rinunciare, o il politico dovrebbe cercare di vedere quali sono le cose che sono meno prioritarie quando si parla di trasferimenti. Burocrazia è... Ridurre la burocrazia è fondamentale. Le piccole e medie imprese in Italia ogni anno spendono circa 33 miliardi per compilare i moduli. Questa cifra non me la sono inventata io, è una cifra ufficiale
una stima della Presidenza del Consiglio, del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio fatta qualche anno fa, tra i 30 e i 35 miliardi spesi ogni anno soltanto a compilare moduli. Poi le imprese italiane, e soltanto per le piccole e medie imprese, le grandi imprese pure c'è un costo, forse saranno più attrezzate, ma 30-35 miliardi soltanto per le piccole e medie imprese, che poi devono competere magari con imprese tedesche che non hanno costi di questo genere. La burocrazia è uno dei peggiori mali dell'economia italiana. Per burocrazia non parlo di dipendenti pubblici, parlo di numero di norme, numero di regole, tempi di attesa lunghissimi e anche complicazioni nel pagare le tasse. Nell'indice del doing business, del fare attività di impresa della Banca Mondiale, noi siamo 51esimi nel mondo, cioè 50 paesi dove è più facile fare attività di impresa che da noi. E la Banca Mondiale guarda anche a queste cose, quanto è complicato pagare le tasse e quanto è complicato il sistema di tassazione. Si è detto, non è soltanto un problema di pressione fiscale, è anche detto quante tasse ci sono. Allora abbiamo di recente contato quante tasse e contributi ci sono in Italia, ci sono 117 diversi tipi di tasse e contributi, alcuni per importi bassi ma che comunque comportano adempimenti, scadenze, complicazioni. Io credo sia prioritario, guardate, io non sono di per sé concettualmente contrario all'introduzione di nuove tasse, ci può essere la necessità, però se si introduce una nuova tassa bisogna togliere altre 3 o 4 o 5, non si può continuare ad aumentare. Invece quello che si fa è continuare ad aumentare il numero di tasse, magari si riducono l'importo di ogni tassa ma si mantengono in vita, il che vuol dire che il sistema della tassazione rimane estremamente, estremamente complicato. È una cosa che è essenziale questa da fare, ridurre la burocrazia. Non si fa perché credo non ci sia, ci sono un mucchio di parecchie lobby che devono essere superate nell'ambito del settore pubblico per ridurre la burocrazia, perché è vero che nessuno comunque verrebbe licenziato, ma se io semplifico il sistema ci sarà qualche burocrate pubblico che comunque perde potere, perde controllo di qualcosa, e questo rende difficile cambiare le cose. Un'ultima parola sulla questione della lentezza della giustizia. La giustizia civile in Italia è molto più lenta che all'estero. Un processo civile in Italia dura circa, se raggiunge il terzo grado di giudizio, gli ultimi confronti internazionali dicevano che in Italia durava un processo civile che raggiunge la Corte di Cassazione dura 8 anni e 2 mesi in media. In Germania sono 2 anni e 2 mesi, in Spagna sono 2 anni e 3 mesi, in Polonia 1 anno e 2 mesi e in Francia, che pure è un paese molto burocratico, sono 3 anni e 5 mesi. Da noi sono più di 8 anni. E ovviamente se siete un imprenditore e avete un contratto, la controparte in mano, la controparte non fa quello che dovrebbe fare, e voi andate dal giudice e sapete che ci vogliono 8 anni perché un processo civile venga concluso, allora la prossima volta andate a investire in qualche altro paese, non venite in Italia. Ecco, queste secondo me sono le priorità, ridurre per far ripartire l'Italia, ridurre la tassazione con finanziamenti stabili, contenendo la spesa al di sotto del tasso di crescita del PIL, cioè facendo scendere il rapporto tra spesa pubblica e PIL. Poi all'interno della spesa ci sono cose più e meno prioritarie. Pubblica istruzione non va toccata, anzi potenziata. Le altre cose, secondo me, ci sono risparmi in quasi tutte le altre aree. Lentezza della giustizia, e terzo, ridurre la burocrazia. Se non facciamo queste cose, credo che l'Italia non riuscirà a ripartire in modo stabile. È inutile chiedere più deficit pubblico, un aiutino qui, un aiutino là, non ce lo possiamo permettere, e poi non è da lì che arriva la crescita. La crescita di un paese viene da imprenditori che fanno attività di impresa, che fanno investimenti, che fanno occupazione, che fanno crescere il paese. Grazie. Grazie molto. Grazie molto a Carlo Cottarelli, che in un certo senso ci lascia questa analisi perché deve andare via tra poco, e quindi ovviamente è libero di salutarci quando vuole, e lo ringraziamo nuovamente. Allora, ieri è successa una piccola cosa che magari ha a che fare con lo stile e col modo di fare, però ha un certo peso. Il Presidente del Consiglio
ha detto pubblicamente su una tassa ci siamo sbagliati. No, non è che succede tanto spesso che un governo ammette pubblicamente in un incontro aperto che c'è stato un errore. Certo, parlava all'ACI e quindi ha detto correggiamo la questione delle auto. Peccato che non sia venuto qui, sennò eravamo a posto. Però con Cosimo Ferri che in Parlamento si sta battendo anche su questi temi, magari a tu per tu si riuscirà a ottenere qualcosa. Prego. Ma intanto grazie e buongiorno a tutti. Voglio ringraziare Confida, il presidente Massimo Trapletti, l'avvocato Staiano, che è la seconda volta che gentilmente mi dà questa occasione di partecipare a una vostra assemblea. Quindi grazie davvero, perché già dagli interventi, dalla relazione del presidente Trapletti, intervento del presidente Cottarelli e del presidente Sangalli, sono emersi già i temi importanti. Devo dire che quando parlava il presidente Sangalli mi sono segnato una frase che lui ha detto tra le tante importanti. Ha parlato di un'economia silenziosa, preziosa e costante. A me hanno colpito queste parole, poi ha aggiunto che ti accompagna ovunque. Allora, mentre anche sottolineava queste parole che possono sembrare banali, e mi è venuta in mente una esperienza di pochi mesi fa che però dà l'idea. È vero che vending è una parola inglese che poco conoscono gli italiani, ma il distributore automatico lo conoscono tutti, la macchinetta. E allora, mentre parlava di economia costante, preziosa e silenziosa, mi è venuta in mente un'immagine che mi è capitata mesi fa, purtroppo, che ero in un ospedale toscano per un intervento di un familiare, quindi già l'attesa, la preoccupazione, e purtroppo pioveva fortissimo, era sera, l'esercizio commerciale del bar, della struttura ospedaliera era chiuso, e nella solitudine dell'attesa, del capire appunto del risveglio di chi usciva dalla sala operatoria, e ho trovato conforto e sono andato a cercare una macchinetta e un distributore all'interno dell'ospedale. Era impossibile uscire perché era lontano dal centro, non c'erano dentro, era chiusa la struttura. Ecco, ho trovato in quel momento un servizio che mi ha sottolineato, perché molte volte, quante volte ognuno di noi è andato da un distributore, ha preso anche lì in Parlamento al piano dove c'ho l'ufficio io, c'è il distributore, vai, ma lo fai con quella disinvoltura che a volte non rifletti. Invece voglio iniziare questo breve intervento proprio per parlare della funzione sociale anche, perché si parla sempre di profitto, si parla sempre di investimenti che sono importanti, ma voglio risottolineare questa funzione sociale, questo servizio che danno i distributori al cittadino, tanto che prima il presidente Trapletti ricordava i 26 milioni di, anche il presidente Sangalli ha riportato il dato, i 26 milioni di persone che accedono alle macchinette, che trovano comunque un servizio come quella sera particolare, perché magari quando vado nel distributore che è all'interno della camera, piglio l'acqua o la bibita e non mi rendo conto della funzione sociale. Quel giorno all'interno dell'ospedale mi sono reso conto della funzione sociale, anche della quel caffè, quella bibita, quell'acqua che ti in qualche modo faceva compagnia e dava su. Oppure nelle zone rurali, io vengo anche, o nelle scuole, in tutte le strutture pubbliche dove trovi il distributore automatico. Quindi va rivendicata, risottolineata, e lo dico anche ai colleghi parlamentari e a chi poi deve prendere le decisioni, secondo me questo ruolo di questa attività economica, che come diceva giustamente il presidente Cottarelli, l'economia di mercato, e quindi dobbiamo cercare di far lavorare le imprese e non di penalizzarle. Questo è quindi un punto, secondo me, da tenere presente. Altro punto che voglio ricordare a proposito di chi fa imprese e di chi investe in questo settore è il punto della tassazione. Si parla sempre di evasione fiscale, di persone che cercano, di cittadini onesti che pagano le tasse e di chi non le paga. Allora io voglio ricordare due cose, lo ricordavo prima col presidente Trapletti. Intanto che questo settore, ahimè, bisogna fare anche autocritica, nei passati governi è stato già aumentato
nell'IVA, però io ho notato che sia per l'aumento dell'IVA che c'era stato nel passato, che un'altra cosa a proposito di lotta all'evasione fiscale e di cittadino imprenditore onesto, quando è stato inserito l'obbligo di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, che è stato un onere a proposito di burocrazia e di controlli che ha gravato sul sistema, dove chiaramente ci sono state le critiche, che però questo settore l'ha fatto con grande responsabilità. E oggi questi dati vanno direttamente all'Agenzia delle Entrate. Quindi questo è un settore dove si può rivendicare, va sottolineato, come l'imprenditore onesto, il cittadino onesto, già controllato dallo Stato con questo sistema della memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati, che certamente è stato una appesantimento della burocrazia, ma un controllo necessario, dove il settore, seppur non forse condividendo, ci sono degli aspetti, l'ha subito però con grande responsabilità, con grande impegno, e oggi i risultati ci sono. E quindi lo dico perché è un altro elemento: quando te vai a gravare o a cercare di imporre delle tasse o della lotta alle evasioni, bisogna guardare i settori che non sono, che chiaramente non rispondono a questi buoni modelli e buone regole che sono importanti. Quindi anche questo è importante. Parlavamo prima di eccellenze in questo settore, sono stati ricordati i quattro settori delle eccellenze, quindi noi dobbiamo essere orgogliosi di questo settore anche per quello che producono, e delle, non solo nel PIL nazionale, ma anche con eccellenze in quattro settori che prima il Presidente Trapletti ha ricordato e che devono essere sottolineati. Noi, io attualmente come gruppo parlamentare sono il gruppo di Italia Viva, sosteniamo questo governo, ma siamo stati chiari dall'inizio, e quindi abbiamo subito dall'inizio detto siamo contro l'aumento dell'IVA, e quindi purtroppo è una tassa che non si vede perché non essendo aumentata, e quindi non puoi parlare di, quindi molte volte non viene percepita, però è stata fatta una battaglia. Abbiamo detto lo sosteniamo il governo per evitare l'aumento dell'IVA, per evitare le misure di salvaguardia, e quindi aveva un obiettivo, e quindi noi su questo siamo stati chiari. L'IVA non è aumentata, e oggi, anche perché poi bisogna essere concreti, in sede di bilancio, di legge di bilancio, che come sapete al Senato, lo ricordavamo anche stamani prima dell'inizio di questa assemblea, abbiamo presentato degli emendamenti soppressivi sia sulla tassa della plastica sia sulla tassa dello zucchero, che tra l'altro sempre prima quando ci siamo presentati prima dell'inizio della riunione ne parlavamo, e giustamente mi sottolineavate che tra l'altro la tassa sullo zucchero riguarda, sembra una barzelletta ma non lo è, va a incidere non solo sulle bibite zuccherate ma anche quelle non zuccherate, quindi si chiama tassa sullo zucchero ma in realtà va a incidere in tutte e due i settori, sia per chi produce bibite zuccherate sia per chi non le produca. Quindi su queste due situazioni, poi ci sono altri temi, noi ci stiamo battendo anche sulla tassa delle auto aziendali, che vanno sempre a incidere su quelle tasse che incidono non tantissimo tra l'altro in quella quadro generale, cornice generale della legge di bilancio, e quindi si può intervenire reperendo altri fondi da altre parti su cui si può dare una risposta. Quindi noi abbiamo presentato questi emendamenti soppressivi, crediamo in questa battaglia perché va a incidere sui consumi, va a incidere sulle famiglie, va a incidere sugli operatori, e cercheremo di portarla avanti fino in fondo sia al Senato che alla Camera, perché è un atto di equità, di giustizia, e tra l'altro bisogna anche spiegare bene, perché quando si parla di New Green Deal, e tra l'altro si parla di plastica da riciclare, perché è importante anche il rispetto dell'ambiente, bisogna tener conto per esempio in questo settore, proprio prima lo sottolineavate, che anche per esempio le bevande calde, il tè, il caffè, non tutti i materiali possono essere idonei tra l'altro a riceverle, a contenerle, quindi anche su questo, e quindi bisogna lavorare in questi settori se non li vuoi chiudere, su come riciclare la plastica, su come riutilizzarla, su un'economia circolare che sia positiva e quindi che possa essere riutilizzata nel rispetto di tutte le normative ambientali. Quindi transizione ecologica vuol dire
investire, vuol dire non anticipare, perché poi ci sono delle direttive europee che tra l'altro entreranno in vigore tra qualche anno e quindi noi sembra che ci si diverta a anticiparle. In realtà bisogna lavorare anche per quanto riguarda la transizione ecologica con una premialità fiscale, con degli investimenti per chi certamente utilizza, riutilizza in maniera corretta quella plastica, e quindi per quell'economia circolare che sia effettiva. Prima avete lanciato come Confida per esempio quell'idea non solo di ridurre l'importo di questa tassazione che oggi è al 110%, quindi io prima parlavo di un emendamento soppressivo, certo oggi l'impostazione è quella del 110% che è assurda, però dopo tutte queste sollecitazioni ecco l'importanza dell'associazionismo, ma rivendico anche un ruolo come forza di maggioranza, il gruppo parlamentare Italia Viva, nel essere stati chiari sin dall'inizio che non avremmo mai votato e approvato queste tasse sulla così impostate sulla plastica e sullo zucchero, proprio perché per i motivi che sono già emersi. E dicevo, la proposta di Confida su cui lavorare, secondo me, anche per dare un messaggio importante per tutta quell'economia circolare e il rispetto dell'ambiente che sta a cuore a tutti, ci mancherebbe, anzi che deve essere una priorità, che è quella invece di incentivare l'imprenditore che investe nell'economia circolare del riciclo della plastica, nell'escludere o nel ridurre, dare degli incentivi, dire tu mi dimostri che segui un circuito circolare e ecologico e produttivo, ti premio, ti escludo la tassazione, e quindi anche diversificare proprio per educare. Prima quando parlavamo di 26 milioni di persone che usufruiscono del servizio del distributore automatico e di questa economia, dicevamo è il miglior modo per educare anche alla raccolta differenziata il cittadino. Oggi i comuni giustamente investono sulla raccolta differenziata da tempo, però in un comune educhi sì la famiglia, ma poi alla fine è il capofamiglia o chi si occupa all'interno dell'abitazione di poi andare alla raccolta differenziata a portare la sua. Col distributore vai a pigliare non solo il capofamiglia, ma tutti i membri della famiglia che usufruiscono del servizio. Quindi anche questo tema ha un risvolto ancora di più sociale, che è importante. Ho visto il progetto Rivending che è stato lanciato da Confida, proprio in questo senso, anche sulle i bicchierini del caffè e le palette di plastica. Mi sembra un buon esempio di economia circolare, non so se oggi ne riparlerete, da tenere presente anche come buona pratica da esportare anche in tanti altri settori. Quindi noto anche delle proposte concrete, quindi l'obiettivo sarà quello di puntare a livello parlamentare, mi auguro che il governo già l'ha detto, ma che non siano parole ma siano fatti concreti, perché su questo bisogna andare avanti determinati, su queste due tasse, tra l'altro il Presidente Cottarelli ce lo insegna, incidono in maniera non così determinante nel bilancio dello Stato e quindi è facile trovare altre soluzioni, bisogna dare un segnale forte. Noi ci siamo e porteremo avanti i nostri emendamenti e troveremo, sono sicuro, una soluzione su questi due settori. È chiaro che i soldi da qualche parte vadano trovati, io non voglio fare polemica perché guarda avanti, bisogna essere costruttivi, oggi l'obiettivo è questo, però noi oggi la mancanza di liquidità e la difficoltà, noi stiamo ereditando una scelta del precedente governo sia sul reddito di cittadinanza sia sulla quota 100, che comunque ha inciso molto, quindi poi alla fine la coperta è quella se te vai a destinare e fai una scelta. Io non è questo il tema di discutere, certamente chi ne ha beneficiato per esempio della quota 100, chi beneficia del reddito di cittadinanza sarà certamente contento, però bisogna essere chiari e onesti nel dire abbiamo fatto questa scelta, reddito cittadinanza, quota 100, abbiamo utilizzato, non voglio dare numeri a caso perché non voglio essere poco preciso, però è chiaro che se li investi lì è difficile poi trovarli, devi andarli a prendere da un'altra parte. Allora noi diciamo forse è stato sbagliato
destinare queste risorse su questi due temi, e oggi invece è difficile investire e puntare su quell'economia di mercato che prima è stata sottolineata. Chiudo, siccome il Presidente Cottarelli tra i suoi punti ha parlato anche di giustizia civile, io vengo dal mondo della magistratura, e ha ragione, la giustizia civile è lenta. Noi con i precedenti governi abbiamo provato intanto a investire nel processo civile telematico, non so chi c'è come addetti ai lavori, però per cercare proprio di anticipare nella certezza del diritto di credito, della tutela del diritto di credito. Ho un credito, devo poterlo esigere subito, perché se a me mi pagate tra 10 anni sono fallito, è fallito chi me lo deve, e poi con le procedure fallimentari sappiamo quanto sia difficile insinuarsi e recuperare. Quindi un problema di velocità, di tempi, di certezza e di tutela del diritto di credito, ma anche un investimento nelle misure alternative alla giurisdizione. Forse lì un cambio culturale e un passo in avanti va fatto. Penso alla mediazione, a tutte le risoluzioni alternative come risoluzione delle controversie all'ordinario, al processo civile, che stanno funzionando in Italia, ma che ancora in pochi forse ci credono. Invece secondo me può essere la strada per deflazionare intanto il contenzioso, ma non solo per ridurlo, ma anche per un cambio culturale che è importante e che deve ridurre i tempi, lasciare il processo civile ordinario per altri tipi di questione, e cercando davvero di ridurre i tempi, perché una sentenza che arriva dopo 8 anni, e me ne rendevo conto anche come magistrato quando poi vai a pronunciare o emettere o depositare una sentenza, è una sentenza che, anche se dai ragione a una persona, non soddisfa. Poi molte volte noi li siamo intervenuti, compensavi anche le spese processuali, dici come c'ho anche ragione, me lo dici dopo 8 anni e mi compensi anche le spese processuali. C'è da lavorare. Ministro Bonafede ha parlato di una riforma del processo civile, che sia una riforma che vada in quella direzione. Noi daremo anche lì il nostro contributo, però che raggiunga questo obiettivo, perché gli operatori non riescono più a comprendere il mercato, una giustizia lenta. Comunque voglio pigliarmi il mio impegno, oggi qui rappresento il gruppo parlamentare di Italia Viva, all'interno del Parlamento sulla legge di bilancio, su questi temi della tassa della plastica e la tassa dello zucchero, a portare avanti con determinazione la nostra convinzione che, e chiudo sempre con una frase del Presidente Sangalli, con una convinzione che questo settore, ma non solo questo, perché riguarda anche chi produce le bibite, non solo chi le distribuisca, tutto quello che ruota intorno a questo mondo che occupa 3.300 imprese e 33.000 lavoratori, non ha bisogno di tasse in più, ma ha bisogno di costi in meno. Firmato Sangalli. Grazie a tutti e buona giornata.